Ciao, è da qualche giorno che non ci sentiamo. Questo sarà più che altro tipo vlog perché in realtà non, come sempre, ci sono tante cose da dire, però non rientrano in categorie particolari. Vabbè, non mi darò mai tutorial e per una volta non è un tag. Quindi scusatemi se vedrete apparire ogni tanto il rossetto nei denti. Io ho provato la mitica tattica in modo che il rossetto rosso non appaia sui denti. Non riesco a vedere se si vede oppure no, insomma, spero di no. Allora, io vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che mi stanno seguendo, che mi scrivono un sacco di cose carine. Veramente a me fanno tantissimo piacere. Mi scrivete che vi faccio sorridere, che vi piacciono i miei video. Io, boh, non credo di far niente di che, nel senso, sono così, sono contenta se il modo in cui sono. Orrenda frase, insomma, se vi piace così come sono, diciamo in questo modo. Desi oggi è a riposo, ha lavorato nei giorni passati, mi dispiace, però insomma vi saluta. Qui sembra che sia arrivato l'inverno, piove, tristezza, però vabbè. In questi giorni sto lavorando. Lavorerò abbastanza, quindi non so quanto tempo avrò per i video. Vi volevo raccontare un paio di cose. Allora, la prima cosa è che mi è partita un'ossessione di quelle incredibili. In realtà sarebbero più di una. La prima ossessione è che ho visto dal vivo un iPad di una mia amica e è veramente carino. Una parte di me lo vorrebbe. Tutta se stessa, anche se insomma devo dire che costicchia, quindi è bene pensarci non una ma mille volte. Tra l'altro so che verranno presto lanciati dei questi sono discorsi non tanto da donne, cioè non so quanto me ne frega, però vabbè, verranno lanciati scusatemi, oddio, questa sorta di tablet, notebook, tipo l'iPad, però anche con altri sistemi operativi, dovrebbe uscire quello con Windows che io vorrei evitare, dovrebbe uscire quello di Android, che è lo stesso sistema operativo che è sul mio telefono, quindi mi sa che aspetto, insomma, vediamo, anche perché spero che costino un po' meno, perché l'iPad, però, cioè, carino da morire, niente da dire, veramente carino. Però tenendo conto che non è realmente un computer e che quello che ci puoi fare è molto limitato rispetto a quello che puoi fare con un computer, mi sembra che al momento il prezzo non giustifichi, cioè non sia così giustificato, quindi vabbè. Quindi quella era la prima ossessione. La seconda ossessione, non so se vi ricordate, già a suo tempo avevo parlato del fatto che dal momento che casa mia è abbastanza piccola, non ho la possibilità di avere tutti i libri che vorrei e quindi utilizzo uno di quei, come si dice, di quei lettori digitali, nei reader. In particolare io ho il modello del Sony, quello il modello precedente a quello che c'è adesso, che mi piace, tra l'altro è molto carino, è rosso, il rosso mi piace, però da qualche giorno è in vendita sul sito di Amazon il loro ebook, no ebook, non dovrei dire ebook, il loro lettore di libri digitali che si chiama Kindle o Kindle, mi sa che dicono Kindle. E esteticamente, secondo me è parecchio brutto, cioè, se fate il confronto con il Sony è molto più carino, anche perché il nuovo modello ce n'è uno veramente piccolissimo, che io penso, un bellino da borsetta, magari il mio gatto lo potrebbe leggere, che è rosa, veramente bellino. Il Kindle, diciamo che lo chiamo Kindle, spero di non tirare una cavolata, è color grafite, con tutti i bottoncioni, sembra un po'... Dal mio punto di vista sembra un po' un BlackBerry, però più grande. E, però si possono prendere le note, si può consultare il vocabolario, c'è il vocabolario, il dizionario, mi sembra quello Oxford incorporato. Ma la cosa che a me... Ah vabbè, è wireless, quindi tu puoi andare sul sito Kindle, Kindle su Kindle, sentite, Kindle su Amazon e scaricare direttamente i libri che vuoi, quindi ti viene il raptus, dici, Madonna, voglio assolutamente questo libro, cioè vai sul sito internet dei Kindle
Kindle e puoi scaricarti i libri che vuoi, ovviamente pagando, però. Ma la cosa che più mi ha fatto scatenare l'ossessione è che i libri costano molto meno rispetto a quelli per il Sony Reader, perché almeno qui in Inghilterra dal sito Sony non c'è una libreria da cui puoi scaricare i libri, puoi scaricarli soltanto dal sito di Waterstone, che è una grande libreria, una catena. Però, cioè, io mi sono messa a guardare i prezzi, cioè, la differenza di prezzo è 5 sterline. Allora, al di là che un libro in formato digitale, secondo me, dovrebbe costare meno che un libro cartaceo, perché, insomma, teoricamente dovresti invogliare le persone a evitare l'utilizzo della carta, tagliare gli alberi, e poi, insomma, è qualcosa che scarichi. Quindi non è che compri effettivamente qualcosa di tangibile, è un file che poi ti va nel tuo lettore. Però, cioè, è mai possibile che io debba pagare un libro digitale più di un libro cartaceo? In più, io ho controllato, alcuni libri sul sito di Waterstone costano, fate conto, 10 sterline, sul sito di Amazon costano 5. Cioè, quindi l'ossessione è parecchio grossa. Ora, sono disponibili per il pre-order perché ovviamente hanno quelli che c'erano, sono già tutti finiti perché la gente c'è impazzita. Quindi sto pensando, quasi quasi potrei fare questo affare, chiamalo affare, però no, effettivamente cioè, alcuni libri costano 2 sterline. E io devo dire che da quando sono in Inghilterra, col fatto che leggo in inglese ho un po' più di difficoltà, no, rispetto a leggere nella mia madrelingua, quindi leggo con più lentezza e forse anche un po' meno. Però certo, per me, ogni tanto mi vengono dei raptus che dico, oh, c'è quel libro, lo voglio assolutamente. Non so se si trovano libri in italiano. Con Kindle ti puoi anche scaricare i giornali, solo alcuni. Mi sembra che di giornali italiani c'è La Stampa. Io di solito leggo Il Corriere, però. Comunque, detto questo, ho fatto un acquisto, è un regalo di compleanno per il mio gatto, perché se sarò in grado. Ora a settembre vorrei venire una settimana in Italia. Se ci vengo sarà il compleanno del mio gatto, che io dico il compleanno, però lui poverino è stato trovato, era orfano e l'ho preso a fine ottobre, quindi io sinceramente credo che aveva circa 45 giorni, quindi per me il suo compleanno è settembre. Gli ho comprato questo questa è una pecora, perché quando il mio gatto era piccolo, dovete sapere, questa è una storia a strappalacrime, lui è stato abbandonato che aveva circa 2 o 3 giorni. Quando poi l'ho preso, che aveva 45 giorni, avevo una borsa a forma di pecora che era di questo materiale un po' lanoso e lui ciucciava la pecora nel punto in cui ci sarebbero state le puppe se la pecora fosse stata vera o comunque se fosse stato un gatto. Quindi secondo me per lui la pecora era la sua mamma e lui ci faceva la pasta e ciucciava proprio in quel punto, cioè non è che gli ciucciava la testa, gli ciucciava... Vabbè. Poi dopo mesi e mesi e mesi, una volta la mia mamma ha lavato questa pecora, da quando l'ha lavata lui ovviamente non l'ha più ciucciata. E questo secondo me è un po' un ricordo di quella pecora. Quindi gliel'ho comprato, è morbidoso, spero che gli piaccia. Ciao! Vabbè, questa è pazzia. Poi nel famoso negozio... Oh, ecco qua! Nel famoso negozio delle meraviglie, quello di cui avevo parlato, ho fatto un acquisto per mia mamma. Ve lo faccio vedere in un libro, sì, in un libro, vedete l'ossessione, l'ossessione qui che lavora, compra. Oddio, mi si è spento il cervello, scusate. Ah vabbè, un regalo per mia mamma, però ve lo faccio vedere in un altro video, perché qui io vedo che sono già 8 minuti e 46, quindi ovviamente al solito, io non so, cioè, vabbè, devo chiacchierare meno. Comunque, sì, faccio un altro video subito dopo, così vedete quello che ho comprato a mia mamma. E è interessante, anche se, cioè, so che è una cosa che si trova in Italia, perché è made in Italy, quindi vi faccio vedere. Ciao, a dopo! Ciao!